Signor padrone, signor padrone, Zani Bausio, Zanetto da Pepe Bergamo, ed è appena sceso dalla cacca. Dalla cacca? Ma no, 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 dalla cacca. Oh, papà, il mio fidanzato puzza. Ma no, dalla cacca, bala. Ed è la forte, grassa. Prego. Che attende. Oh, che bello. Ma lo vado subito a ricevere e lo conduco qua, eh. Ciao a tutti. Dimmi un poco, Michela. Tu che hai veduto il signor Zanetto, che ti pare di lui? È bello? È grazioso? Ma le dirò, signora. E di dove è un po' piacere. Ma per quello che ho visto, mi pare molto gnocco. Non sapeva neanche scendere dalla cacca. No, di nuovo? Dalla cacca, cavala. Assomiglia una goccia d'acqua a suo fratello Semeo, Tony. Ho avuto il piacere di incontrarlo a Bebebebe. Alla bagna? Ma no, a Bebebebe. Dove sei? Ma no, a Bebe. Ventimiglia? Ma no, a Venezia. A Venezia? E già? Ma si è già detto, assomiglia a Tonino nel volto e assomiglia nel resto. Perché uno è coraggioso e intraprendente, un vero chi. Ciao! Mentre l'altro è un gnocco. Ciò che stai dicendo, Brighella, mi creano pochi dubbi. Col signor Zanetto doveva venire un certo Arlecchino, suo servitore. È arrivato? No, non è ancora arrivato. Ma il suo padrone aspetta col bagaglio! Oh, la mia curiosità di vederlo allora non potrà ancora essere soddisfatta. Ma non lo so che destino dopo possedere le vostre Le sue pecore? Ma non le sue bellezze! Oh, bellezze! Ne avete invidia, eh? Crepate! Narrami, Brighella, di come hai conosciuto questa famiglia in Venezia. E dimmi, per qual motivo il signor Zanetto sia stato allevato a Bergamo? Bene, signora, quando ero a Venezia! Quando ero a Venezia, ero servitore di un padrone ricchissimo! Amico dei fu, si ho pantalon dei bisognosi. Padre, le due fratelli, semei, masti! Oltre a questi, il suo pantalon aveva anche una figlia femmina! Femmina! Che fu mandata al Bergamo da suo zio Stefaneo, dove fu già mandato il signor Zanetto! Ma gli manca! Zanetto! La femmina a Bergamo non sia mai arrivata, che sia scomparsa, non si sa come, altro non so. Mi rincresce solo che il signor Zanetto non sia spiritoso quanto il fratello. È arrivato, lo guardi e mi dica se dico il vero. Al viso non mi dispiace, può darsi che non sia così sciocco come me l'ha dipinto Brighella.